Al Valentino Mazzola di San Cataldo va in scena l'ottava giornata del girone di Serie D. Verde Amaranto, reduci dalla pesante sconfitta maturata all'Augusto Bisceglie di Aversa, che ospita una polisportiva Santa Maria in Salute, reduce dai 4 risultati utili consecutivi. Dirige l'incontro la signora Martina Molinaro di Lamezia Terme, coadiuvata da Meraviglia di Pistoia e Ingenito di Piombino. Si schiera con un 3-4-3 mister Infantino di fronte a Dolenti, Maltese, Calabrese, Brumat, con in mediana spazio a Garzia, Treppiedi, Turea, Posto, stridente composto a Tuccio, Zerbo e Baglione. Possiamo passare a raccontarvi del film di questa sfida grazie alle immagini che ci giungono da Silvio Di Liberto. Alla mezz'ora San Cataldese è vicinissima al vantaggio con la traversa colpita da Garzia su corner di Zerbo, sul prosieguo dell'azione annullata la rete sotto porta di Brumat per posizione di fuorigioco. Primo tempo piuttosto bloccato, con le due formazioni più attente a non prenderle che a darle, a rompere il ghiaccio con per la Santa Maria il diagonale in contropiede di Tandana, neutralizzato a terra da Dolenti. Poco prima del dubbio cefischio però la risposta verde amaranto con la sventagliata di Calabrese per Tuccio, che di prima interzione serve Zerbo destro largo di un paio di metri alla destra della porta difesa da Greco. Fine primo tempo, duplice fischio al Valentino Mazzola, squadre che guadagnano gli spogliatoi sul parziale ad occhiali. Non è bastato sin qui un predominio territoriale alla compagine di mister Infantino. Dopo 6 minuti dal rientro in campo e le due squadre, clamorosa occasione verde amaranto. Baglione scappa via sull'auto destro, serve dentro Apostolos che a Greco battuto calcia sul palo da due passi. Si resta 0-0 al Valentino Mazzola con Tuccio che prova a scaldare i guantoni di Greco con questo destro dal limite al minuto 63. 75esimo Santa Maria che prova a rendersi pericolosa senza grande successo con il colpo di testa del proprio capitano Campanella fuori misura. Nel finale però vibranti proteste tra i locali per un possibile fallo di mano in area di rigore non accordato dalla signora Molinaro di Lamezia Terme, tutti ad accerchiare anche il primo assistente. Terminerà però così al Valentino Mazzola, cala il sipario 0-0 tra San Cataldese e polisportiva Santa Maria Verde Amaranto, che salgono a 4 punti in classifica occupando la penultima piazza in coabitazione con il Cittavonova e che nel prossimo impegno prenderà la visita al Trapani FC.